Questa patch è abbastanza complessa, ma ci permette di verificare le possibilità di impiego del mixer non come miscelatore di segnali audio, ma come gestore di segnali di controllo. In pratica, quello che andremo a utilizzare è una batteria di quattro oscillatori a bassa frequenza che producono quattro onde quadre, ma queste onde quadre sono dosate in livelli differenti e inviate alla frequenza dell'oscillatore principale. Questo significa che, ad esempio, lo stesso tipo di onda quadra verrà assimilata a un intervallo di ottava, di due ottave, di quinta o di tono, in base all'apertura dei livelli di ciascuno dei canali presenti sul mixer. In pratica, tutto questo poi verrà sonorizzato facendo sì che il sintetizzatore costruito attorno all'oscillatore modulato articoli il segnale a densità pari alla frequenza del primo LFO, del secondo che gira al doppio, del terzo che gira 4 volte più veloce o del quarto che gira 16 volte più veloce del primo. E incominciamo a ascoltare qualcosa. Questo è il suono dell'oscillatore articolato alla velocità del primo LFO. Ma adesso, aprendo il primo canale del mixer, incominceremo ad ascoltare il salto di ottava corrispondente all'intervallo impostato per la lettura di questa onda quadra, dosata con questo livello. Se adesso apriamo anche il secondo oscillatore a bassa frequenza, otterremo l'incastro tra un'ottava e due ottave. Oppure ascolteremo soltanto il salto di due ottave ottenuto con la stessa onda quadra, che però è ampia il doppio. Apriamo anche il terzo oscillatore a bassa frequenza, che è calibrato su un intervallo di quinta, e verifichiamo il comportamento di incastro con gli altri. A questo punto non ci rimane che sommare l'ultimo oscillatore a bassa frequenza, che è quello che fa l'intervallo di tono. Un trillo molto veloce, che sommato agli altri intervalli crea tessiture alla Terry Riley, se vogliamo. Il resto della struttura ci permette di dosare la quantità di segnale che vogliamo ascoltare, pulito o in assenza di ribattuti o arricchito di ribattuti. Questa batteria di moduli logici qui in mezzo ci permette di dosare la densità di articolazioni sulla base della velocità del primo oscillatore a bassa frequenza, o del secondo, o del terzo, o del quarto, o delle combinazioni tra primo e secondo, primo, secondo e terzo, secondo, terzo e quarto, tutti e quattro.